Bentornati, siete tornati vincitori? Sì. Com'è finita? 3-0. Com'è stato? Che partita è stata? Bella. Quindi il Monte Paone in promozione? Sì. Ecco che sono arrivati gli Ultras, di ritorno da Mileto? Di ritorno da Mileto? Adesso, in questo momento. L'arrivo dei tifosi, com'è stato? Come ha giocato il Monte Paone? La partita è stata, non l'abbiamo vista tantissimo, è stata più che altro una festa. Mileto giallo-verde? Sì, è stata una cosa bella in amicizia, in compagnia. Due giovani tifosi, che ha fatto il Monte Paone? Ha vinto 3-0. E dove è andato? In promozione? Sì. Siete contenti? Molto. Ma chi ha segnato? Abbiamo un sogno nel cuore, Monte Paone campione. E allora si salta. Abbiamo trovato un tifoso che ci può dare anche un'impressione tecnica. Che partita è stata? È stata una bella partita, giocata con calma, con tranquillità, un ambiente bellissimo. Eravamo circa 300, quindi... Anche perché si è pensato a Francesco e Gregorio all'inizio. Certo, è stato commovente, l'inizio è stato veramente commovente. Per tutti e due il cambio di maglia tra le squadre, quindi una cosa emozionante. Una grande partita! Ha meritato questo campionato il Monte Paone, veramente. Il Monte Paone in promozione. Una bellissima partita, è stata una grande emozione per tutti, soprattutto per i ragazzi della scuola calcio che hanno seguito i ragazzi della prima squadra fin dall'inizio. Complimenti e forza Monte Paone. Assolutamente sì, forza Monte Paone. Una vittoria per Gregorio Vadrella e per Francesco. Bella partita. Complimenti. È stato molto emozionante. Tu ti chiami? Andrea. Un giudizio su quello che è successo oggi? È stata una partita sofferta perché pensavamo finisse prima, poi l'arbitro ha dato un bel po' di recupero. È stata una partita commovente per l'inizio di partita. Dov'è? Lo riconosco, è Mellace. Una vittoria. Campioni! Vincenti! Campioni! Campioni! Se volete rigiochiamo, se volete rigiochiamo. Lo riconosco, Conidi. Com'è stata la partita? Giorgio, ce l'abbiamo fatta. Pirritano neo sposo. Che dire, una vittoria straordinaria del gruppo. Forza ragazzi! Ok, ci siamo. Paparazzo dell'89 o del 91? Siamo cugini. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Eccoci, il Monte Paone espugna Mileto e vince il campionato di prima categoria volando in promozione. Mister Pisano, è fatta nel ricordo di Gregorio Vatrella con una grande gioia. Sì, no, senza dubbio, non hai detto benissimo, noi è da agosto che ci stiamo allenando per raggiungere qualcosa di importante, ovviamente non era preventivabile poter arrivare primi considerati i grandi avversari che avevamo di fronte, però cammin facendo ci siamo resi conto che potevamo raggiungere un obiettivo importante, potevamo raggiungere dei risultati molto importanti e credo che alla fine ci siamo riusciti. È una gioia incontenibile. Sì, è giusto così, giusto che sia così. Posso dirti soltanto che io questa giornata l'ho immaginata tantissime volte, devo dirti la verità. L'ho sognata in modo leggermente diverso, sperando di avere una persona in più in campo e una persona in più in tribuna, però sarebbe stato forse il giorno più bello della mia vita. I ringraziamenti li facciamo a tutta la società, a tutti i tifosi, ma il presidente Pirro, una citazione?
Beh, c'è il presidente Pirro, come tutti i dirigenti, hanno fatto un lavoro grandissimo, e non ci hanno fatto mancare nulla dal principio alla fine, e credo che questo è il segreto del successo, riuscire a far sentire tutti a casa e soprattutto remare tutti nella stessa direzione. Quest'anno più sinceramente ho visto una coesione che non avevo mai visto in una società di calcio, quindi sono molto contento. Una città da promozione, un sindaco da promozione, ho sentito un coro: Migliarese, dacci soldi, quindi c'è un impegno? Sì, è un impegno, sicuramente l'amministrazione comunale darà il suo contributo per il prossimo anno campo sportivo, cioè, sportivo diciamo. È un orgoglio per tutta la città di Montepaone, soprattutto perché ha portato in giro e porterà in giro il nome di Montepaone. Quasi intanto, mentre tutti gli altri saltano, ecco, sfondano i sedili, eccetera, si beve birra Leffe. Ma può un calciatore bere birra Leffe? Certo. Solo quando ha vinto il campionato? E anche quando deve magari sopperire ad altre lacune. Perfetto, ma mi dicono che l'artefice di questa vittoria, il segreto, si chiama Macri. Sì, Macri è sempre stata l'arma segreta dovunque è andato. E allora brindiamo al Montepaone. Sì, e a Macri. Salute. È difficile dare il senso della festa quando c'è tanta confusione, siamo caduti da un muretto, caduti su una poltrona, però alla fine abbiamo il presidente Pirro, che è stato già gentilissimo in diretta, e ora abbiamo l'intervista, quella ufficiale, per Gregorio, per Montepaone e per andare sempre più in alto. Buonasera a tutti. Allora sì, sicuramente era un obiettivo che ci siamo prefissati 4 anni fa, quando abbiamo deciso di riportare tra virgolette il calcio a Montepaone, ricreare comunque un'alternativa a quello che è il lassismo che spopola in queste piccole comunità. E era questo l'obiettivo, riportare il calcio a Montepaone lì dove conta, riportare questa squadra in promozione, ovviamente con molta umiltà, sostenibilità, facendo i passi giusti, senza fare vori pindarici, perché purtroppo la situazione economica si sa quella che è, e oltretutto all'interno della nostra società non c'è il magnate di turno che investe illimitatamente all'interno del patrimonio capitali, e quindi ci dà la possibilità di poter appunto utilizzare quelli per sostenere l'attività stessa. Quindi ripeto, l'obiettivo tacito tra tutti i soci era proprio quello di riportare Montepaone in promozione e farlo restare il più possibile. Sicuramente questa vittoria la dedichiamo a Gregorio, sempre presente nei nostri ricordi, un pensiero vivo, costante, quotidianamente, non è retorica, ma è veramente qualcosa che ognuno di noi sente nel profondo. E tra l'altro oggi è stata una bellissima giornata di sport, appunto nel ricordo di Gregorio e di Francesco Prestia Lamberti, due ragazzi scomparsi troppo presto. E devo ringraziare anche la società del Mileto, che ha organizzato veramente una stupenda giornata di sport. E noi ringraziamo il presidente Pirro. Ceravolo sta a Catanzaro come Pirro sta al Montepaone, però a questo punto l'appetito viene mangiando, guardate che qui non basta la promozione. Giorgio, ti ringrazio dei complimenti, ma Ceravolo starà a Catanzaro come l'intera comunità sta a Montepaone. Ognuno è stato protagonista nel raggiungimento di questo sogno, dalla piccola attività che ha potuto contribuire al grande sponsor, a tutti i singoli dirigenti e soci, staff tecnico in primis, calciatori e soprattutto i tifosi. Un grande merito che credo di potermi prendere insieme alla società è quello di aver riportato appunto l'intera comunità al campo con un gruppo ultra al seguito spettacolare. Oggi a Mileto eravamo più di 350 persone, e credo che in queste categorie difficilmente si vedano pubblici del genere, con oltre 200 di chilometri tra andata e ritorno da percorrere per seguire la squadra. Il numero uno è un numero pesante, quindi bisogna saperlo portare, ci vuole qualcuno che insegni a fare ciò. Assolutamente sì, è stata una vittoria, credetemi, meritata davvero, sudata ma meritata, l'abbiamo voluta dall'inizio. Solo per una persona comunque, per Gregorio Vatrella. Tu come ti chiami? Antonio. Ruolo? Esterno destro. E in quale categoria? Pulcini. Lo sai che tra 10 anni dovrei scendere in campo al Frabotto Mannis per vincere con il Montepaone titolare, quello dei grandi? Sì. E sei felice di ciò? Sì.
Allora, se guardi in telecamera dovresti salutare tutti dicendo Forza Montepaone. Ciao, Forza Montepaone.